e giovinezza, gioventù. In questo caldo io mi vesto così. La Nikkei di qua la Giorgia. Male questa inquadratura. Questo giacchetto fa freschetto però. Come dico qui a Bologna, fa freschino. Con me state freschi. Il giacchetto, che è il simbolo della mia individualità e della fede nella libertà personale. Denti smacchiati stanno già ingiallendo. Maledizione al fumo. Le sigarette. La via retta. E io che appaio sempre felice, soddisfatto di me, no? Appaio malinconico. Emano melanconia, malinconia. Scusate, però così, un attimo, ecco, diciamo così. Ah, che imbranato. Ah, chiudiamo il falotico da qualche parte, interniamolo. Tutto serbato a livello interiore e voglio esternare qui la mia solitudine abissale, condividerla con voi, cerca di una compagnia. Una compagna che ho, chissà, la fede tradita e ho infilata nel dito. Il mignolo, pollice, l'indice medio, l'anulare, i rapporti anali la mia stanchezza bestiale. Mi sento frastornato, lo sono sempre stato. Ho questo libro pubblicato che va bruciato, ecco. Adesso prenderò l'accendino, dove sta? Qui gli occhiali che poi di nuovo indosserò. Forcherò, forcherò. Voi siete delle buone forchette, avete la panza? Ecco, bruciamo tutto. Sì, la mia vita bruciata, dimenticata. Il passato rimosso, sublimato, ritornato ad angosciarmi. Mi riferisco qui a Robocop, Blade Runner, una copertina con le luci stroboscopiche. Ma perché pubblico? A quale scopo? Ma scopo? L'ho aperta, chiusa. Io sono di Veosto, come direbbero qui a Imola. Sì, mi immersi per molto tempo e mi immergerò stasera. Andrò a ubriacarmi, a fare il cretino, a bere qualche bicchierino. Mi immersi in una, per l'appunto, gioventù, giovinezza perduta, rivivendo un'adolescenza già mai vissuta, il mio vissuto. Sì, così ti voglio, l'uomo duro. Sono preoccupato. Ma non voglio allarmare, allertare, tantomeno chi che sia, soprattutto la gente di chiesa che mi chiese: ma come stai? Bene, ecco. Ma è stato meglio, per questo che sono pazzo, impazzito del tutto. Non male anche questo ciuffo così, non male. Però che male i denti. No, non è che tanto, è stato bravo questo dentista. Dopo la ricostruzione mentale mia, ci sarà quella dentale qui, vedete? C'è un buco narrativo. No. Io vado istradato da voi. Vado da una, la guardo così con occhio largo. Io lei canta, ho perso le parole. Questa è una stronzata da no comment. Ah, il commissario è un commendatore, un grande attore, narratore, scrittore, recensore. Fioccano le proposte sessuali, no? Indecente. Della gente. Non vorrei però deludere, no? Non me la sento di
andare dove mi hanno chiamato, un laboratorio di scrittura creativa associata alla critica cinematografica. No, ma ho letto, ma l'hai scritta tu quelle cose lì? Sì, anche perché poi parlo così in maniera un po' pindarica o da essere squinternato, in modo strampalato, e gioco di associazioni verbali e di cinefilia associata al mio essere anche un cane, no? Un cinofilo, che sto dicendo? No, non me la sento, non sono Alessandro Borghi che sta dei mesi per entrare nel ruolo di Rocco Siffredi. Posso guardare e criticare voi, non me. L'intelligenza, i critici, l'intelligenza, la mia intelligenza, la mia demenza, la mia scemenza. E poi ci sono quelli che più non si dà da fare, no? Più prova a creare, a ricrearsi. Cretinetti, sei solo uno scematto. Come umano lei? Sono anche imitatore, se credi. Anche scritto Bologna è insanguinata. Il carnato di una città escoriata, qualcosa del genere. Sì, mi sono scordato dei miei libri e lo scoramento. Vieni scorato, scoraggiato. Qualcuno anche in faccia ti ha scoraggiato. Il mio ringiovanimento, il giovamento, dopo tanto passato di me oscurato, da me stesso trascurato, e dopo tanti lo ammetto, lamenti, basta col piangersi addosso, col piagnistei, anche perché questo video è lamentoso, è di un falò, dico sempre, troppo bizzarro, imbizzarrito, cavallo pazzo, è matto, mamma mia. Questo è il falò 4, sarà un libro pornografico, sì. Svelerò me stesso, mi addentrerò nella notte voraginosa, da uomo verace, da uomo incapace, da rapace, da Sylvester Stallone di Nighthawks, i falchi della notte. Le lucciole, atmosfere notturne, mi sono perso, volevo creare una rima baciata e baciarvi. Ma io non combacio con la vostra visione di me e con voi, perché ognuno è a sé. Chi fa da sé fa per tre. Sì, narrerò di onanismi, di notti insonni da Travis Bickle, un libro alla Paul Schrader, hardcore, sì, Taxi Driver, e di tutto core vi dico che denuderò queste pornattrici da me amate, di autoerotismo, svelate, rivelate, denuderò, sì, io il falò, oddio mio, sì. Da bel tenebroso, eclissatosi, scomparso, svanito, ma con qualche donna è venuto lo svenimento, lui è svenuto, l'infarto. Uomini infartuati, ma si può dire? Si può dire. Uomini sfigati, uomini nell'anima prosciugati, uomini. Ecco, smagriti, scarnificati, imbruttiti, abbruttiti, abbellite le vostre vite e non imbellettate i vostri visi. Io a molte persone sto in viso, ma sono ancora vispo, visto, visto, visto si stampi, lei lo compri, perché, anzi, affinché, giacchetto, no, giacchetto, no. Poiché, in quanto voglio che compriate, aggiuntivo, che acquistiate, acquistate o no? Dovete acquistare, imperativo. Lo dico con tono imperioso, da falò caloroso.
Ancora un po' schizzinoso, pauroso per se stesso, spaventoso per chi? Il falò. Arriviamo a 15 minuti. 15 minuti giusti, di celebrità momentanea, estemporanea, fuggevole, fugace. Andy Warhol. Andy. Cosa ne pensate di Andy Luotto? Avete presente? È presente nel Don Camillo, Die e Contere, sì. Lì non c'è Bud Spencer, Carlo Pedersoli. Prendetemi pure a pedate. Piedone, lo sbirro, il terrone, no? L'africano. Il caldo. Non può piovere per sempre, il corvo. Infatti domani nevicherà, grandinerà. Io sono un tipo solare, dobbiamo essere radiosi, spensierati, raggianti e irradiare. Il radio che passa? No, irradiare, IRRADIARE. Joie de vivre, gioia di vivere. Basta con la gioia maligna, sì, joie maligne. Quelli che godono quando il falò soffre, non possono godere più di tanto, non c'è tanto godimento, perché il falò è proprio l'incarnazione della sofferenza psicologica. Quindi provoca a voi, in voi, eccitazione. Siete dei pervertiti. Ecco la perversione, il pervertimento, la distorsione degli altri che uno sguardo sbagliato ti proiettano. Voglio proiettarmi in una storia da me scritta, creata, allestita, pensata, elucubrata, ecco, nelle nights, ove sarò di nuovo adombrato, no, appannato, o ad appannaggio gli altri, opacizzato. Bello, bello, impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale, ma bianco, voi state sbiancando. Ma com'è possibile? Occhi neri, carnagione, chiarissima. Questo falò è ceruleo, cinereo, no, la cenere delle sigarette, no, il pallore, fa anche il pavone, no, come una mozzarella. E si crede anche bello, no, purtroppo. I grossi problemi, le problematiche sono sorte in sorte. Quando qualche donna, non so chi, mi ha dato la patente B, no, per guidare la macchina, no. Ma tu sei convinto, perché sai che sei bellissima, non esageriamo. Sono quando voglio un uomo bruttissimo, perché io sono versatile, la versatilità fa parte di me. Non me la passo bene. Periodo di dubbi esistenziali. Io, d'altronde, come Travis Bickle, qui c'è un po' anche il Bob De Niro, eh? Quest'uomo travisato, traviato, no? Debosciato, no? Che cammina lungo il viale alberato della sua vita, non più, ecco, spensierata. Oddio mio, no! È un delirio! De Niro! Beh, allora? Oh. Allora, dicesi, dicasi. Falotico, qualcosa che è sinonimo di bizzarro, fantastico, ecco, di balzano, qualcosa che ritorna. Il malessere, la recrudescenza d'ogni superata, mica tanto. Paura nell'anima annegata, totalmente soppressa, no, parzialmente, e riemersa. Ma che sto dicendo? Il falò. Uomini depressi, uomini. Uomini che abitate nei pressi del vostro essere deflessi, sì. O dei fessi. 15 minuti, stop.